Torna ad occupare la casella dedicata a cultura e turismo Francesco Attesti. L'assessore è già al lavoro per nuove iniziative per la città di Cortona. Sicuramente il potenziamento di tutte le iniziative che stiamo svolgendo durante l'anno, un implemento ulteriore di alcuni festival, ma soprattutto ci sono anche delle nuove idee con cui ne parlerò chiaramente con il sindaco e con la giunta, proprio per rendere anche il territorio molto più coinvolto e soprattutto cercare anche di far conoscere dei posti non noti al grande pubblico. Tra i prossimi impegni in calendario c'è la Cortona Antiquaria che si aprirà il 23 agosto prossimo. Su Cortona Antiquaria stiamo cercando una collaterale molto importante di un artista importantissimo contemporaneo, stiamo avendo le prime conferme, quindi ci saranno dei pezzi di notevole rilievo nel panorama artistico nazionale e internazionale. E poi chiaramente vogliamo continuare con gli eventi in Piazza Signorelli e stiamo anche già decidendo per il premio Cortona Antiquaria, che sarà appunto uno straniero residente a Cortona. Una delle sfide culturali che attendono la città etrusca sono gli 800 anni dalla morte di San Francesco. Sì, anche questo è un appuntamento su cui stiamo puntando e ci stiamo lentamente preparando alla data principale del 2026, appunto per gli 800 anni, ma già adesso siamo in primis interessati a questo evento proprio perché abbiamo tre reliquie nella chiesa di San Francesco, abbiamo dei luoghi francescani di tutto rispetto e contiamo veramente di smuovere un turismo importante nei prossimi anni. Quindi ci stiamo attrezzando, Cortona Città di Francesco è un progetto che vede coinvolte tante associazioni, tante realtà civili e religiose e speriamo davvero che possa essere un grande ritorno di immagini e di turismo per la città.